Ciao, eccomi qui a Madrid, sono di fronte al Palazzo Reale che puoi vedere alle mie spalle, bellissimo, vero? Stavo camminando in questa piazza e sono stata colta da un pensiero che avrei piacere di condividere con te. Stavo pensando, no, a quelli che possono essere dei ruoli molto impegnativi, come ad esempio i ruoli di reali che non possono fare tutto quello che desiderano nella loro vita, devono sottostare ad una certa etichetta, hanno certi obblighi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi non so più di tanto perché non sono in questa vita stata una di loro. E quello che mi ha colto come pensiero è stato: mamma mia, che impegno effettivamente fare parte di un certo gruppo di persone e avere alcuni tipi di ruoli nella propria vita. Quello che posso dirti in merito a questo è proprio che ciascuno di noi ha un ruolo molto importante nella propria vita. Intanto, come prima cosa, posso dirti che tu sei la persona più importante della tua vita e la tua vita agli occhi di qualcun altro può sembrare magari difficile, complicata. Molte persone, ad esempio, mi dicono: quanto è complicata la tua vita, quante cose fai, quante responsabilità hai, eccetera, eccetera. In realtà quello che ti posso dire è: ciascuno di noi ha le sue responsabilità, perché ciascuno di noi è responsabile del proprio cammino, ed è proprio la cosa meravigliosa che ciascuno di noi possa prendere in mano il proprio cammino e prendersi la responsabilità della propria vita per poter fare il meglio che può nella propria vita, indipendentemente da quello che sia il compito, no, che ha scelto di portare avanti nella propria esistenza. E quello che è importante, a mio avviso, è proprio che ciascuno di noi si dia l'opportunità di fare il meglio che può, a prescindere da quello che è il suo cammino specifico. Non c'è un cammino migliore di un altro. Infatti molte persone con cui mi trovo ad avere a che fare, con cui mi trovo a parlare, mi dicono: eh sì, vabbè, però ci sono alcuni ruoli, alcuni cammini che sono molto importanti, altri che sembrano più superficiali, meno importanti rispetto ad altri. Ma non è assolutamente così. Tu tieni conto che la vita degli esseri umani è come un grandissimo reticolo. Noi siamo tutti connessi, gli uni agli altri. Ed è una rete che è forte quando ciascuno di noi si permette di portare avanti il proprio cammino, le proprie particolarità, esprimere i propri talenti, esprimere quelle che sono le proprie doti, le proprie qualità. Quindi non è tanto importante il fatto di valutare e giudicare dall'esterno una certa situazione, un certo ruolo o una certa modalità di vivere. La cosa importante è che tu, come ciascuno di noi, possa prendere la tua vita in mano, guardare dove sei in questo momento, che cosa hai costruito, che cosa ti sei permesso di realizzare, come lo hai portato avanti. Ed è importante che tu possa valutare se tu stai portando eccellenza nella tua vita. Sicuramente in tanti settori non lo stai facendo, e se sei obiettivo nel guardarti, nell'osservarti, lo potrai notare. Non è tanto importante chi tu sia, che tu sia una persona di rilievo a livello sociale, ma che tu sia una persona di rilievo all'interno della società costruita da tutte le persone di cui fai parte, e che tu possa rappresentare un'eccellenza all'interno del tuo ambito. Tieni conto che la differenza nella vita la fanno a volte le piccole cose, le cose che magari tu puoi anche reputare semplici, ma sono così importanti. Quindi smettila di giudicare, di valutare tutto quello che
accade attorno a te come più grande di te, come più importante rispetto a quelli che sono i tuoi ruoli, e inizia a valutare come tu ti stai comportando negli ambiti della tua vita. Quindi porta l'eccellenza nella tua vita, e questo è il messaggio che voglio portarti oggi. Un abbraccio e buonissima serata. Ciao!